a freddo staccato. Adesso stare attenti. Ad essere bella attiva, caro, da mattina. Andiamo!
Thank you.
scappellaggi. Anche davanti a me, ecco più tutto. Sono lì, per il Giacomo, dove hanno vinto e fece il Giacomo, questo è importantissimo. Sono classificati per i primi posti. Questo è un thank you.
What?
Thank you.
Gruppo Focalistico Lanterna,
trovare un livello sopra affinché possa prendere ulteriormente, stare sopra. Questo legno si chiama uscetto, era un legno spesso fatto di tavole oppure fatto di rami di castagno, venivano intrecciato, mi suggerisce il signor Sofia, veniva intrecciato ma principalmente veniva raccolto in un periodo ben preciso, cioè a manca luna, cioè quando la luna va diminuendo, per evitare che potesse marcire immediatamente. Storico della città di Catania, figli dell'Etna. Seguono Trinacria, Via Gira, Enna. Dopo Mata e Grifone da Messina. Un applauso. Sono il gruppo Core, accogliamoli con un applauso questi gruppi. Vecchia Ionia, Rigiarra e Riposto. Concedarli momentaneamente con un applauso, perché voglio puntualizzare una cosa. Questi signori, questi ragazzi, la composizione è varia, ci sono persone più grandi, sono ragazzini. Volevo ricordare che non sono dei professionisti, non è gente che dalla mattina alla sera vive di questo lavoro qua. Sono persone che hanno la loro famiglia, hanno il loro lavoro, si dedicano a questa passione, ma è un dedicarsi particolare perché partecipano spesso a loro spese a delle rassegne in tutta Europa. Mi diceva poco fa il Presidente che molti di voi siete state anche a livello mondiale, mi rivedono qua, siete stati in Polonia, siete stati in Ungheria, in Francia, a rappresentare. Ma la cosa più importante, ovunque voi siete stati, la cosa più importante è che portate fuori dall'Italia e anche in Italia la tradizione siciliana, la nostra cultura, che non ha niente di meno rispetto alla cultura degli altri paesi. Quindi è un applauso che va a loro, ma è un applauso che va anche a noi siciliani. La Sicilia è unica in tutto il suo splendore, sia nel bene che nel male, quindi siamo noi stessi a farla rivalutare, a farla rispettare. Dicevo che molti di loro hanno la propria famiglia, oggi sono venuti a Piedimonte, ci hanno onorato, si sono adattati con un pasto fatto così velocemente, in modo familiare, come se fossimo una grande famiglia di 300 persone, e per questo l'amministrazione comunale vi dice grazie, grazie per essere qui, vi aspettiamo anche il prossimo anno, iniziamo immediatamente col primo gruppo, Presidente. Sì, grazie a voi e a tutta l'amministrazione comunale, che ringrazieremo dopo quando arriverà il Sindaco. Iniziamo a far uscire i gruppi al contrario di come sono entrati, in maniera che rimane il primo che si deve seguire. Quindi guadagna, esce dal palco Vecchia Ionia. Un applauso, un applauso. Esce Core con un applauso. Enna. Mata e Grifone di Messina, applaudiamoli, ve lo garantisco io che sono bravi, quindi ti potete già applaudire prima. Trinacria di Agira, figli dell'Etna di Catania. Val di Noto di Avola. Lanterna di Ricata.
soltanto voce dell'Etna di Catania, che io ci tengo a dire che è il mio gruppo. Bene, si esibisce appunto voce dell'Etna. Chiamiamo la ragazza che deve leggere la scheda tecnica che parla del nostro gruppo, che è Giovanna. Buonasera a tutti. Il gruppo folclorico Voce dell'Etna nasce a Catania nel 1995 per volere di un piccolo gruppo di appassionati cultori di tradizioni popolari, animati dal fermo proposito di continuare ed approfondire la ricerca delle tradizioni popolari siciliane. L'organico è costituito da circa 35 elementi, in prevalenza di età compresa fra i 20 e i 50 anni, ma tutti accomunati dal medesimo amore per il proprio passato. Dopo uno scrupoloso studio, condotto prevalentemente sulle raccolte del Frontini, del Favara e del P3, il gruppo è riuscito a trasporre sulla